due parole, che è chiaro che la scelta di Paolo Panelli è stata fatta anche perché è stata condivisa da Cornaggia, perché ogni scelta che io ho sempre fatto e farò verrà sempre, come è stato in passato con i miei vecchi presidenti, sarà sempre a fine concordata col presidente, che in questo caso è Tino Cornaggia. Per cui se Paolo è qui, sicuramente è qui perché anche Tino Cornaggia è convinto e sicuro di questa scelta. Detto questo, la scelta su Paolo Tanelli, che alla fine è stata appoggiata da parte di Tino, è dovuto al fatto che io con Paolo Tanelli ci ho già lavorato, e abbiamo vinto un campionato di promozione facendo una stagione fantastica. Entrambi conosciamo e riconosciamo i nostri limiti perché li abbiamo tutti, e una stagione come questa è ancora più fondamentale che ci sia da parte di allenatore e direttore sportivo un legame forte. Sono convinto che lavoreremo bene, poi lavorare bene non significa vincere. Vincere non è mai semplice, sicuramente noi cercheremo di dare il meglio di noi per cercare di fare il meglio per il San Colombano. E, niente, nel ruolo di collaboratore di vice c'è Gianluca, che è un'altra persona fantastica, che anche se ho conosciuto da poco tempo, secondo me è una persona molto umile, una persona molto disponibile, e anche il suo contributo sarà importante, come sarà importante il contributo di Giovanni, che anche lui ha lavorato con me negli ultimi anni, che è sempre sui campi durante l'allenamento dei portieri della prima squadra Juniores, è sempre con noi anche la domenica, ed è un uomo molto preparato nei minimi dettagli, e questo lo vedrete poi sul campo. E non nascondo che non vedo l'ora di, anche se io sono già partito, non vedo l'ora anche di sedermi a fianco a Paolo per poter costruire questa macchina al meglio. Adesso lascio la parola al mister. Vabbè.